Salve a tutti e benvenuti, sono qui a girare questo video. Oggi ne ho girati vari, quindi sono sempre vestita uguale. E perché? Perché ho trovato a casa un libro che si chiama... No? Nerd Power, riuscite a leggere Nerd Power? Si chiama Nerd Power, con tanto di occhiali, quelli fighi incollati con lo scotch, no? Con lo scotch. Ed è un libro che ho trovato a casa, mi ha dato mio fratello, non ho idea di dove sia, da dove sia uscito questo libro, ma immagino che esca dalle riviste. È comunque abbastanza vecchio, perché c'è scritto 2006, quindi ha voglia. E praticamente sono qui perché volevo leggervelo, volevo, diciamo, curiosare, vedere di cosa mai si può mai parlare. Non sono qui per definirmi nerd, non fate questo pensiero, non sono nerd, sono semplicemente una che ha trovato un libro a casa e vuole sapere di che cosa parla. È un libro di Stefano Priarone che ha un sottotitolo, c'è uno sfigato in tutti noi e sta raschiando per uscire. Bene, bene, i grandi sottotitoli. Comunque dicevo, il termine nerd sapete che è un termine negativo, cioè non, qui stanno tutti quanti a fare i fighi a definirsi nerd. Nerd non è un termine positivo, è come otaku. È, il termine, diciamo, è talmente forte, è talmente grande essere nerd che è la parte proprio negativa, cioè è il nerd esagerato, quindi non è una bella parola, anche se tutti si definiscono nerd ormai. Vabbè, comunque, l'introduzione comincia con un "vivono fra noi". Probabilmente questo video sarà diviso in vari video perché è bello lunghetto questo libro. E quindi, un grassone che gestisce un negozio di fumetti. Sulla maglietta c'è scritto "Nerds do it rarely", i nerd lo fanno di rado. È una chiara citazione della famosa frase sulla maglietta di Madonna nel video di Like a Virgin, "Italians do it better", gli italiani lo fanno meglio. E il tizio, un comprimario della famosa serie televisiva I Simpson, segue la classica iconografia del nerd. Ma chi sono i nerd? Darne una definizione non è semplicissimo. Lo stesso Grassone succitato per alcuni non sarebbe un nerd, ma un geek, dovrebbe essere geek. Vedrò poi di chiarire anche questa definizione. Nerd non è realmente traducibile in italiano, visto che l'Italia è per molti versi meno classista degli States. Un nerd è spesso considerato uno sfigato, ma si può essere sfigati anche non nerd. Secondo le teorie maggiormente accettate, il filosofo... Addirittura ci sono i filosofi che guardano ste stronzate. Vabbè, Timothy Charles Paul Fuller, qualche altro nome, adottò il termine nerd per le varie teorie sull'origine del termine, rimando al capitolo 1. Sì, aspetta un attimo. Perché? Sto nell'introduzione, rimando al capitolo 1. Alla metà degli anni 60, per descrivere lo stereotipo dell'uomo intelligente ma con poche capacità sociali, che quindi divveniva spesso lo zimbello dei suoi conoscenti. E poi c'è una... non la vedrete mai. C'è, vabbè, c'è una vignetta dei Simpson dove c'è l'uomo fumetto preso in giro da Bart e Milhouse. Più in generale si indica con il termine nerd tutti coloro che hanno passioni socialmente poco accettate, come i fumetti, i giochi di ruolo, il fantasy, Star Trek, che preferiscono interagire con i computer che con gli esseri umani. Anche perché la loro vita sociale è inesistente. Tradizionalmente i nerd sono infatti ignorati dalle ragazze e si suppone che si riproducano per via della relazione sessuale. Ma cosa? Sto pensando a Sheldon quando fanno l'episodio della figo. Vabbè. O magari la nerdosità è un carattere recessivo e ci sono non nerd che ne sono portatori sani e lo trasmettono quindi ai figli. Aspetta, è un po' una malattia. Vabbè, in Italia il termine arriva con il film La rivincita dei nerds del 1984 e a poco si diffonde, anche se non arriva mai alla diffusione di massa che ha negli States. E a volte i nerd sono anche rinnegati dall'oggetto del loro amore. In uno sketch del 1986 del Saturday Night Live, il celebre show comico statunitense, siamo in una convention di Star Trek. Arriva William Shatner, l'attore che interpreta il celebre capitano Kirk.
della serie classica degli anni 60 e dei primi 7 film, attorniato dai suoi fan, molti dei quali portano l'uniforme della Federazione Unita dei Pianeti. Ma quanto è lungo questo coso? Di cui fa parte Kirk. Lo amano, è il loro capitano, ma lui dice ai Trekkie o Trekker, sono i fan di Star Trek, get a life, fatemi una vita. E dire che senza loro Shatner sarebbe solo un attore canadese molto scarso, grasso e pelato. C'è sempre l'idea che chi è un nerd non viva veramente, che quindi siano i fighetti a vivere davvero. Non chi vive di passioni prese dalla televisione o dai fumetti. Essere un nerd è sia un'etichetta sociale, sia un topos narrativo, visto che i nerd popolano l'immaginario narrativo, soprattutto statunitense. Essere un nerd è l'opposto di essere popolare, qualità fondamentale nel sistema di caste delle high school, le superiori nordamericane. Un altro opposto a popolare è pathetic, ma pathetic è più comune, chiunque in certe occasioni può esserlo, e comunque ci si può riscattare, non esserlo più, mentre è impossibile non essere più un nerd. Mamma mia. Bene, bene. Poi, come ben esemplifica la serie televisiva Popular 1989, in una scuola superiore statunitense i ruoli sociali sono più fissi che nell'alto medioevo. Ci sono potenti, le cheerleader, i giocatori di football, ci sono i loro vassalli e in fondo all'ordine gerarchico ci sono i nerd. Adesso c'è The Big Bang Theory, quindi frega cazzi. Vabbè, alcuni di loro sono però utili durante i compiti in classe. Basta. Visto che il loro rendimento scolastico è nettamente superiore rispetto alla media, non avendo interazione sociale, si concentrano sullo studio, anche se questa non è affatto una regola. Si può benissimo essere nerd e scarsi a scuola. Essere un nerd è in genere considerato un'infamia, non quindi un caso che non ve ne siano fra i concorrenti dei vari reality show. Ogni tanto controllo perché si sta ogni tanto bloccando la webcam e non mi piace come situazione. I protagonisti di questo tipo di programmi televisivi devono essere degli everyman con i quali la maggior parte degli spettatori si può identificare, oppure come capita spesso rispetto a cui si può sentire superiore. Bene. Se uno dei personaggi è semi-analfabeta, i telespettatori si possono sentire gratificati, sono molto più colti di lui, mentre se ha gusti, bellezza, aspirazioni medie, l'identificazione è molto facile. Un po' come il Grande Fratello, insomma, sono uno più ignorante dell'altro, le capre sono. Anzi, molti probabilmente non lo sono, ma fanno addirittura finta per fare scalpore, stupidi. I personaggi devono essere semplici, immediati, appellarsi alle emozioni viscerali del pubblico. Nessuno nei reality parla in maniera approfondita di libri, film, fumetti, tecnologia, nessuno manifesta interessi specifici e infatti il livello della conversazione è spesso molto basso. Un reality è una fiction, ma molto diversa rispetto alle solite fiction. Infatti le serie televisive di un'ultima generazione sono spesso molto colte, ricche di citazioni, visto che sono in genere scritte da nerd, che grazie ai loro multiformi interessi possono attingere alle fonti narrative più disparate. I reality sono la preistoria della narrazione, con personaggi semplici e storie semplicistiche. Eppure, anche se espulsi dalla media di massa, i nerd stanno colonizzando il nostro immaginario e per un motivo molto semplice, perché lo stanno realizzando loro. Basti pensare ai vari George Lucas, Steven Spielberg, Peter Jackson, che altro non sono se non nerd passati ad arricchire l'immaginario che li ha creati. Vedi ad esempio un George Lucas che nella trilogia di Guerre Stellari fa una personale versione del da lui amatissimo Signore degli Anelli. Poi, allora, ogni tanto ci sono delle immagini, ad esempio vabbè, non vedete nulla, c'è la luce spara flashata qui. Comunque c'è un'immagine C'è un'immagine di Tolkien visto da Gianmauro Cozzi, quindi un disegno, un'immagine, un ritratto. Il suo Signore degli Anelli ha influenzato più generazioni di nerd come George Lucas e Peter Jackson. Peter Jackson, che qua forse fuma una leggendaria erba pipa, assomiglia anche fisicamente agli Hobbit di Tolkien. Ma perché? Ma povero Peter. Vabbè. Comunque andiamo avanti. Nel capitolo primo cercherò di dare una definizione più accurata di nerd, ma in caso lato.
Ma in senso lato, basti qui dire che per nerd si intende chiunque coltivi una passione poco condivisa o comunque non bene accetta dalla mentalità dominante. Infatti l'individuo standard non ha e non dovrebbe avere passioni totalizzanti, dovrebbe essere medio, non staccarsi dalla norma. È un nerd anche chi non sa tutto di calcio e a lunedì sera non si perde il processo di Biscardi, del quale la maggior parte degli ospiti non altro non sono se non dei nerd. Cos'è il processo di Biscardi? Non lo so, ma questa è una passione maggiormente tollerata, ecco perché abbiamo tanti laureati che non leggono libri e non hanno il minimo interesse culturale. Quanto è lunga questa introduzione? Ah no, è quasi finita, ok. Hanno infatti studiato solo quel che tanto bastava per passare gli esami e non sono in grado di parlare di film, fumetti, letteratura e non a un livello molto superficiale, se non a livello molto superficiale. Anche grandi innovatori scientifici come lo scienziato eterodosso Nikola Tesla possono essere considerati dei nerd o dei geek, più propriamente spiegherò questo termine al capitolo 1. Capito? In questo capitolo 1 c'è tutto. Il professor Gerald Sussman, no, non mi ricordo, vabbè, dell'MIT, Massachusetts Institute of Technology, il massimo ente universitario per la ricerca, lo sappiamo perché ci è andato Wolowitz. Vabbè. Aspira a instillare orgoglio nei nerd. La mia idea è presentare ai bambini l'immagine che sia giusto essere intellettuali e di non preoccuparsi delle pari pressioni a non essere intellettuali. Voglio che ogni bambino diventi un nerd, dove questo significa che qualcuno che preferisce studiare e imparare per competere nel predominio sociale. Vabbè, sono tutte chiacchiere, insomma. A partire dagli anni 50, gli appassionati di cinema si sono messi a fare cinema, i lettori di fumetti hanno iniziato a fare fumetti, chi è cresciuto con un certo immaginario ha cominciato a crearlo e quindi ha cominciato a cambiare l'immagine dei nerd nei media. Justin Lee e Steve Ditko, con Peter Parker, alias l'Uomo Ragno, all'inizio degli anni 60 avevano cominciato una riabilitazione dei nerd, anche se, come vedremo nel capitolo 2, capitolo 2, non 1, Peter Parker non è propriamente un nerd, bensì un tipico eroe oggettivista. Secondo le teorie della pensatrice e romanziera Ayn Rand, cioè un eroe che si distingue dalla massa, che lo respinge e alla fine è fiero di non appartenere. Bene. A partire dal già citato film La rivincita dei nerd, Revenge of Nerds di Jeff Keighley, 1984, essere un nerd non è più considerato neg soltanto negativo. C'è uno spazio incredibile, così a caso. A volte essere marginalizzati è meglio che essere dei leader. E anche nelle serie televisive, specialmente Buffy the Vampire Slayer di Joss Whedon, il nerd ha cominciato ad avere un ruolo diverso rispetto a quello solito di macchietta. Essere un nerd non è più, almeno nell'accezione qui sposata, solo una macchia sociale, ma poco a poco ci si rende conto che avere passioni letterarie, scientifiche e cinematografiche non è necessariamente un male. Se, come si vede nel recente romanzo di Tom Wolfe, Io sono Charlotte Simons, ambientato in un college americano, le gerarchie del potere politico sono ancora in mano ai non nerd. Le leve del potere economico stanno passando di mano e lo dimostra il successo di un nerd dichiarato come Bill Gates. Bello. In questo contesto, io stesso, come abitudini e background culturale, posso essere definito un nerd. A 16 anni non avrei mai pensato a me stesso come a un nerd. A 16 anni non avrei mai pensato a me stesso come a un nerd, anche se mi piacevano già i fumetti e Star Trek. Ma anche La rivincita dei nerd era già uscito. Essere un nerd era ancora un'etichetta umiliante e l'immagine dell'essere timidissimo, senza vita sociale, caratteristiche del nerd di allora, era parecchio diversa da come mi vedevo. Adesso invece posso senz'altro fare il coming out. Forse un giorno, quando i nerd saranno una lobby riconosciuta, ci sarà un nerd pride, come c'è un gay pride, e affermare con orgoglio io sono un nerd.
Garantisco però di aver mantenuto la giusta distanza dall'oggetto della mia analisi, oggetto quindi in parte sfuggente e più variegato di quanto non sembrerebbe a una prima impressione. E voi che mi leggete potreste scoprire di essere a vostra volta dei nerd. O vada febbraio 2006 SP, che sarebbe Stefano Priarore l'autore. Questa era l'introduzione di questo piccolo libricino che si chiama Nerd Power, e praticamente dopo parte con il famoso primo capitolo che comincia con C'è Nerd e Nerd, Cristina Dixit. Quindi se vi va io posso continuare a leggervelo perché non so se è disponibile in giro e può essere simpatico, quindi fatemi sapere se vi può interessare, io continuerò con altri video dove vi leggo il primo capitolo, il secondo capitolo, eccetera, eccetera. Fatemi sapere se la cosa vi può piacere. E quindi spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo in un altro video. Ciao!